Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4, Cradle of Civilization. Nello scorso episodio siamo entrati nella fase, diciamo così, finale della partita, il 1700, con l'avvento dell'illuminismo in Cina, su cui stiamo lavorando per cercare di recuperare, per cercare di portarlo a casa. Inoltre abbiamo adesso la nostra prima guerra in Africa e la nostra prima provincia africana, Warri. Quindi abbiamo messo il piede nella Costa d'Avorio, che dovrebbe teoricamente portarci molti molti soldi, speriamo. Qui abbiamo una Fourth Fleet, che a questo punto diventerà una flotta commerciale. Dobbiamo semplicemente decidere dove mandarla. No, il Government War non esiste. Protect Trade 1-4, 2-2. Se la mando a Lubeck faccio veramente tanti tanti soldi. Avanti. Baltic Fleet. Adesso stiamo guadagnando 114 in trade, vediamo fra un paio di mesi. Ma non perdiamo di vista il grande obiettivo. Questi che cosa sono? Sono ancora Yao, ok. Facciamo fuori questi 11.000 e poi prendiamo l'ultimo forte di Yao, Air. E chiudiamo questa guerra. Che effettivamente è durata un bel po', eh. Manga, come i fumetti giapponesi. A sto punto io inizio a lasciare dietro di me i tipici microassedi, visto che credo di non dover temere l'esercito di Yao. Così ci mettiamo avanti nella conquista del territorio e cerchiamo di arrivare fino al lago Chad. Questi però sono stronzi, eh. Scendono, cercano di ritornare, secondo me. Arriveranno da Ura e poi cercano di... Come on. Va bene, ragazzi. Premier è entrato in coalizione contro di noi. Ma perché entrano così? Why? So che dovrei fare tanta tecnologia diplomatica. Cioè, tante idee diplomatiche. Però anche la tecnologia serve. A quanto stiamo col commercio? 132, aiuto. Stiamo guadagnando veramente tantissimo con la... Stiamo veramente guadagnando molto e molto bene. Ecco, guardali. Sti fetenti. 2000 contro 1000 in difesa, noi forse riusciamo a gestirli, ma... Non è così semplice. Sì, stanno reclutando uomini a go-go. Addirittura 1800 ne hanno. Maledetti. Ma niente, creiamo una piccola forza a questo punto qui sotto, intanto che cerchiamo di recuperare l'ultima fortezza, come ci dicevamo. Kong. Va bene, stanno arrivando. Chiederanno qualcosa in cambio e noi gli daremo il nulla. Penso che saranno contenti. Diamo un'occhiata al sovrano in Francia. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Luigino Fitzgeraldo ha 2 anni, ha un claim weak. Hanno 98 di prestigio. Se io riesco ad arrivare a 100 prestigio, posso fare una guerra per la conquista del trono di Francia. Che significa mettermi contro 158.000 francesi alleati del Papa e basta. E al momento in guerra contro la Gran Bretagna, Venezia e la Corsica. Allora, fermi tutti. Visto che molto presto tutto questo accadrà, iniziamo a spostare i nostri uomini. London Army non so che cappero ci faccia. Iniziamo perché dopo questa guerra io devo avere 100. Fatemi vedere se ho missioni che danno prestigio. A foothold in Swahili. Ma non ne frega un cappero. Bel casino adesso. Come faccio a ottenere prestigio in fretta? Con le guerre. Punto.
Dobbiamo vincere questa guerra, ragazzi. La Francia ha un claim debole e cioè non posso assolutamente perdere questa occasione. Non posso perdere questa occasione, ragazzi. Non mi capita più. Non mi capita più. Tanto aria è caduta, buono. Cari miei, adesso pace. Prestigio, cavolo proprio. Questa chi lo danno? Yao? Mandate a quel paese. Ragazzi, il fatto che io non ho il bene inalleato di Yuan. Ok. Praticamente il fatto che io non ho l'accesso a Yao, mi ero dimenticato, è un casino. Perché non posso fare il coro, ho fatto un errore a fare questa guerra. Però la gestiamo in modo diverso. Voglio che diventino vassalli, non posso. Beh, intanto però in questo modo guadagno del prestigio. Se faccio rilasciare stati 10, ok. Clear off. Con il denaro non si guadagna prestigio. No, nulla. Praticamente devo annettere Benin. Luango Yolof. Eh no, bel casino annettere questi stro. Che imbecille che sono, scusate, ma non è vero che. No, ecco cosa. Il problema è che se io colonizzo questo, a parte che non ci arrivo a colonizzare. Credo di essermi fregato con le mie mani, ragazzi, in questa guerra. Cioè sì, una provincina del Piffero l'ho trovata, per carità, però. Errore, ho perso un sacco di tempo. Ho perso un sacco di tempo, ragazzi. Quebec è entrato in coalizione. Stanno rientrando lentamente nelle coalizioni, ma non capisco il motivo. Mi sono rotto le palle. Ah no, adesso. Me lo dà Kong. Niente. Niente, niente, niente. Ok, è stato un errore strategico. Pace. Pace. Frega un cazzo. Ok, finisci le rivalità. Rilascia alcune nazioni. Ci facciamo 13 punti di prestigio. E riportiamo a casa l'esercito che adesso. Allora, adesso abbiamo un 83 in prestigio. Dobbiamo chiedere al Papa di darcene di più. No, di più reputation, ma prestigio. E anche un po' di influenza. Adesso meno 1,42. Dobbiamo trovare un advisor che migliori il prestigio. Che così non lo facciamo scendere. Francia sempre 98 e scende 1,98 all'anno. Abbiamo bisogno di 15 punti prestigio in più. Ui, bello, che fai qui? Amburgo è entrato in una coalizione. Perché sono in coalizione, ragazzi? Almeno 68, vabbè. C'è pochi ma stronzi. Allora, tu, per capirci. Tu sei Onel, tu sei il sovrano e tu invece non sei da nessuna parte, quindi fai drilling da queste parti. Start a Golden Era. È andata, ragazzi. Morale delle armate, eccetera, eccetera. Quindi entriamo nell'età dell'oro di Desmond. Entriamo anche nella nuova tecnologia diplomatica. E chi è che rompe l'alleanza? Kong. Va bene, va benissimo. Qui però un casino con l'esercito rompipalle. Ragazzi.
Guardate, piglio questo e gli do 144 livello 2, 500 passa a livello 3. Adesso abbiamo un advisor di livello 3 che pompa prestigio ed è esattamente quello che mi serve. E devo trovare un modo di pompare il prestigio sempre di più. Intanto abbassiamo l'inflazione, che non la vogliamo. Mannaggia la pupazza. Se formassi l'Irlanda a questo punto avrei 10 punti di prestigio in più, però... Cioè, farlo, cioè lo potrei fare, però poi perdo delle idee che sono bellissime. Purtroppo. Questa cosa non mi... Difensore della fede della Francia. Scusate, ma vaffanculo. La Francia è difensore della fede, non lo sapevo. Male. Ok, credo di poter iniziare l'annessione della Svezia, ragazzi, molto presto. Quindi miglioriamo le relazioni perché ci stiamo avvicinando pesantemente e iniziamo anche a fare il support nel 703 e il diet nel 703, ok. Niente che mi dia prestigio, eh. Converti Brede al cattolicesimo. Pff. È che questi fetenti sono sempre qui. Bravo. Sono sempre qui, cioè sono messi molto bene. Abbiamo il decay meno 0,40, però ok. Sapete che cosa dà prestigio? Le colonie danno prestigio. È che ci mettono una vita. Del Gabon. Quali sono i nostri nemici, scusate? Aspettate, no. Mamma mia. I nostri nemici sono Brandeburgo, Castiglia e adesso ci piazziamo la Russia. Ma la Francia ha una regina. Cazzo. Dai che sono alleati solo del Papa, porco cane. Tanto abbiamo convertito Breda. Yuppie. Diventa Papa il controller. We should rely more on trade income. Queste sono difficili. Quanto vuole con il 60%. Ma il trade income non so quanto sia, ma... Molto buoni in realtà. Cerchiamo di diventare Papa il controller, vediamo, dai. Se si può. Se si può. Intanto sapete cosa... cosa. BitSpy Network. Dobbiamo cercare di macchiare la loro, come si chiama, reputazione con lo spionaggio. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente al momento, perché se no proprio non ho idea. Ok, voi intanto per favore diventate una trade, come caspita si chiama. Kong mi ha rotto Desmond, Rock, no, Yolof. Va bene, Kong lo eliminiamo. Come alleato poi lo attaccheremo più avanti. Praticamente tanto rumore per nulla questa guerra in Africa, ragazzi. Tipico.
Il Palatinato è entrato in coalizione. Ma mi spiegate come cavolo è possibile che... Cioè... Palatinato quanto... Ah, perché sono ancora meno 50. No, no, in realtà possono entrarci, davvero. Purtroppo possono ancora entrarci. E voi, porco cane... Guardate che mi arrabbio. Ok. Kong Breaking Allegiance. Va bene, rompiamola noi. Così la smettete di rompere le palle. E adesso finalmente posso fare il Cold Light e tutto quanto. Tipo support quando? Nel 705 aspettiamo. Administrative e tu... Torni dove eri prima. Così abbiamo, ragazzi, le fortezze. E penso che siano abbastanza utili. Al momento. Ne costruiamo una qui in Fiandre. E basta. Diamo sempre un'occhiata alle corone disputate. Il Portogallo è sempre fermo lì dov'è. Bene, però non benissimo, come si suol dire. Qui siamo 97, noi a 67. Ma che cazzo è successo? Ragazzi, non riusciamo ad attaccare la Francia, ma dobbiamo farlo subito. Toscana, Lorena, Nuova Granada, Castiglia... Dobbiamo fare una guerra di umiliare uno dei nostri nemici. Questi sono addirittura in... No, ci mancherebbe. Dichiariamo guerra alla Russia e cerchiamo di umiliarla. Sono gli atti dell'Austria e della Lituania. Porco cane. Niente, bisogna fare guerra per il prestigio. Dove cazzo è la Colombia? Ah, eccola. Facciamo guerra per il prestigio, a destra manca. Loango con chi è alleato? Portogallo e Benin. Se attacco Loango, il Portogallo interviene. Devo vedere. Sì. Sì, però li distruggo. Cioè... Questi perdessero prestigio per una disgrazia. Invece abbiamo perso noi. Ma guarda te. Due palle. Va bene. Sì! Fermi. Fermi tutti. Ragazzi, abbiamo 100 di prestigio. 1, 2, 3. Allora, qui abbiamo Desmond Army O'Neill, qui abbiamo l'Irish Army di Mureidach, qui abbiamo Desmond Army di... Ok, Noman. Il London Army lo portiamo qui in Frisia, con le navi. Le Colonial Troops per adesso le teniamo qui dove sono... dove sono le navi coloniali? È in New Cork. Le portiamo a Londra a potenziarsi... E abbiamo 61.000 uomini. Allora, aspettate, aspettate, perché non va bene così. Mercs. Ehi. Quanto costano 1.000? Basta. Abbiamo 100 di prestigio, possiamo dichiarare, possiamo richiedere il trono della Francia. L'unico problema è che adesso dobbiamo però sbarcare. Con la flotta che è un po' così così. Però i Mercs stanno per arrivare, li portiamo avanti verso Parigi. E dietro teniamo i nostri uomini.
E continuiamo a reclutare mercenari fermi. In Brandenburg ha lasciato la alleanza militare. Rubiamo il Defensor Fidei alla Francia. In questo modo il nostro esercito dovrebbe essere meglio del loro. Army Tradition. Sono teso, ragazzi. Sono tesissimo. Perché Fitzgerald ha ancora 5 anni e Claim Week. Sono teso, sì. Poi adesso scendete qui sotto. E voi altri mi andate qui in Camerun, perché servirete per poi sbarcare in Sudafrica, eventualmente guadagnare qualche punto in più. Dobbiamo gestire i francesi del Papa, ragazzi, con le nostre flotte, con le nostre forze. Improve relation, io adesso però la guerra la dichiaro. Non posso. Fanculo. Reggenza per Luigi XV. È Fitzgerald però, ragazzi. Ah, seriamente. Mandate a quel paese. Veramente. Tanto rumore per nulla. Io ho buttato via anche dei soldi per l'esercito. Caspita. Ma porco cane. Non so che cazzo vogliono quelli di Nuova Desmond, ma è chiaro che non sono molto contenti. No, il fatto, ragazzi, che la regina non è una Fitzgerald e non posso di chi c'è. Non posso reclamare il trono. Questa è una bella sciocchezza, però. Se me lo concedete. Dai. No, qui abbiamo una tregua. Portogallo e Benin. Va bene, facciamo una guerra a Portogallo e Loango. Così usiamo questi mercenari del piffero. No, ormai li ho spesi. Ormai li ho spesi, cosa facciamo? Non li usiamo. Sbarchiamo in Portogallo, cerchiamo di strappare più territorio possibile e in Africa Loango. Boom, così. Intanto con la Francia continuiamo a fare spy network perché ci servirà. Il punto è che non possiamo fare una guerra nei prossimi 10 anni. Ah, a Mugisca come vanno le cose? Ok, le mie colonie stanno iniziando a rompere le palle. Nuova Granada invece, ok, anche qui, anche questa. Cerchiamo di papparcela. Altra alleanza, declare war non posso metterla come belligerante perché siamo in truce, va bene, ok, con Loango abbiamo buone relazioni, insultali, non ce le abbiamo più. Scusate, così facile. No, pensavo di poter pensavo però di poter fare meglio, niente. Di poter dichiarare guerra come belligerante al Portogallo rompendo l'alleanza, ma effettivamente non ha molto senso, davvero. Declare war, no, non si può prendere Loango, boom. Quindi praticamente cercheremo di fare un assalto ai portoghesi, che sì, adesso sono in guerra contro di me, cercheremo di strappare un po' di territorio, ma non potremo fare molto. Tanto il Portogallo tira fuori una flottina che è piccola, piccola, piccola. I nostri uomini, i nostri mercenari continuano la loro avanzata. L'importante è fare danno.
Ok, questi vanno a Beira. Cerchiamo di intercettarli. Siamo in superiorità numerica con un esercito mercenario notevolissimo, quindi dovremmo essere in grado di schiacciare i portoghesi con grande facilità. E adesso blocchiamo tutti i territori possibili. Ok. Che è esattamente quello che mi serviva. Perfetto. Torniamo in Africa. Porto bloccato è 35%, benissimo. 3-2-1. Anche Braganza dovrebbe cadere. Ok. Perfetto, in tutto questo il mio esercito vero e proprio non sta subendo nulla perché sto usando soltanto i mercs e in una zona in cui tra l'altro la coalizione è abbastanza lontana, quindi non dovrebbero rompere le scatole. Però che due palle ragazzi, già pregustavo l'assalto alla Francia. È che tutto può succedere da qua là. Ok, Luanga è caduta. Adesso io mi dedico semplicemente alle fortezze. Una volta presa. Comunque, magari se riesco, Algarve e Beja me le porto a casa così poi riesco a parcheggiare un paio di eserciti per attaccare Castiglia più avanti. Ho veramente l'ambizione di espandermi il più possibile, visto che posso. Ed è solo 1705, cioè. Il grande lavoro di unificare la Gran Bretagna, avere il Nord America e così via, ce l'abbiamo. Questo è Portogallo, per sbaglio. California. Sì, è una colonia portoghese, ragazzi. E ci siamo in guerra. E ho la Svezia e benissimo. Dovrebbero in teoria andarmi a dare una mano. Ok, New Granada intanto è schiattata. Quindi la buttiamo fuori dalla pace. Chiedendo territorio. Ok, gli lasciamo una provincia piccina picciò. Boom. Si levano dalle palle. Muisca sarà la prossima. Ok, 7% qui. Oh, dai. Lisbona è al 42%. Forza e coraggio. Comunque sì, mi devo espandere anche da un punto di vista proprio del territorio, perché altrimenti le mie colonie adesso iniziano ad essere molto estese, quindi non è che posso fare molto. E le sto espandendo sempre di più con queste guerre, quindi ho bisogno veramente di manpower, esercito e forza economica per tenere il passo con i miei. Ok, tanto l'assedio di Lisbona is over. La Desmond Colombia e questa cos'è? Sì, la Colombia. Desmond Colombia. Tutta sta roba è grossa, grossa, grossa. Ok. Credo che possiamo buttare il Messico fuori. Il Messico. Il Portogallo fuori da questa guerra. Però prima gli dobbiamo fare wipeout dell'esercito. Prendere gli ultimi territori. E magari gli chiedo un paio di province qui. E le colonie. E ora succederà il fattaccio. Il wipeout. E intanto in Africa è caduto un altro forte. Bene. Molto bene. Tutto con i mercs. Mettendo da parte anche un sacco di soldi. Benissimo. Adesso andiamo a dare un'occhiata. C'è morto il re. Abbiamo un re con legittimazione a metà. Porca di quella puttana. Sapete cosa significa? Che probabilmente non riesco a fare claim sulla Francia. Vediamo, ma. Niente, mettiamo da parte punti adesso militari come se non ci fosse un domani. Iniziamo a fare degli strength in government, che aumentano tra l'altro anche l'assolutismo. Pace. Allora, 1, 2 e 3. Mi dà la coalizione di Gran Bretagna, Amburgo, Treviri, Brandeburgo. Beh, niente di nuovo sotto il sole, scusate. Vabbè, a parte che non posso prendergli la capitale, ma. Ok, vediamo se qui. Ok,
No, mi dicono non hai le fortezze, quindi ti attacchi. Ok, concedi Messico e Louisiana. Ok, reparation, niente, allora mi dai i soldi. Ci stanno? Sì. Ok ragazzi, abbiamo preso mezzo Messico e continuo a chiamarlo Messico, abbiamo preso mezzo Portogallo e il Messico. Mentre, vabbè, lo angola gestiamo. Che botta, Vabbè, ho fatto un errore. Ah no, invece un Desmond. Ah, che meraviglia. Un po' di territorio ce l'hanno lasciato in California, non molta roba, ma qualcosuccia. Tanti mercs diventano sempre più costosi, mannaggia la pupazza. E perdiamo pure stabilità. Dalla serie proprio non me ne può fregare di meno. Ok. La Gran Bretagna è entrata in coalizione, bla bla bla. La storia la conosciamo tutti, no? Ok. I Desmond Pretender intanto sono arrivati dove? Sono già in Scozia, sti fetenti. E i punti militari mi servono tutti, proprio. Cioè, ragazzi, voi non potete capire quanto mi servono. È vero che la legittimazione sale, ma. Ah, ma perché c'è pure il Benin che rompe le palle. Adesso è chiaro, ho capito perché non ho il totale di questa guerra. Due scatole. Tanto qui ci vengono offerte paci, ma non ci sto. Non ci sto, ragazzi. Ok. Dovremmo essere in grado di gestire adesso i ribelli. Benissimo. Aspetta, aspetta. Siamo diventati papà al controllo, ragazzi. Non ci posso credere. Proteggiti dalla Russia, cosa servono? 245.000 uomini, se si può fare. E come papà al controllo va benissimo. Va benissimo, ragazzi. Questi hanno ancora Claim Week. Vediamo come papà election cosa posso fare. Escomunicare la Francia? No, grazie. Meglio di no. Però adesso dovrei avere un diplomatico in più, infatti ce l'ho. Oh, ma è fantastico. Da quanto sto registrando? Da mezz'ora abbondante. Vabbè, ragazzi, ormai, come sempre, gli episodi sono un po' più lunghi del solito. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima.